Si parla di queste cose. In genere c'è attenzione perché sono cose che riguardano poi anche la vita pratica, no? Perché noi mangiamo, respiriamo, beviamo, cose che potenzialmente potrebbero essere inquinate o nocive, eccetera. Quindi su queste cose qui, l'attenzione arriva, soprattutto quando si riesce a cogliere il fatto che non è una situazione che riguarda solo la Campania, beh, c'è un po' di sorpresa, ma poi in quel momento lì scatta anche l'interesse per capire se sono cose che riguardano anche i territori che li riguardano. In questo caso siamo a Roma e sappiamo bene, insomma, come è andata la vicenda della discarica di Malagrotta, come il business dei rifiuti sia finito nell'inchiesta di Mafia Capitale. Quindi diciamo che in genere, passato questo primo ostacolo, c'è attenzione da parte dei ragazzi. Speriamo che ci sia anche oggi.